Salve a tutti e bentornati su Oldboy. Oggi parliamo del Dylan Dog numero 11, Diavolo il Grande, soggetto e sceneggiatura di Tiziano Sclavi, disegni di Luca Dell'Uomo e copertina sempre di Claudio Villa. Diavolo il Grande è uno dei più famosi prestigiatori d'Inghilterra, talmente abile nell'arte dell'illusione da far quasi sospettare il pubblico dei suoi spettacoli che non si tratti di meri trucchetti, ma di vere e proprie magie. L'uomo sembra nascondere però un lato oscuro, molto simile per certi versi al personaggio di Norman Bates del film Psycho di Alfred Hitchcock, su cui Dylan inizierà a indagare nel momento in cui, per causa sua, perderà la ragazza con cui usciva da una settimana. Nonostante si tratti di una storia scritta da sclavi, come d'altronde praticamente tutte in questi primi numeri, non la considererei una delle migliori, ma va a fortificare i lati della personalità di alcuni characters, ad esempio Groucho, quando vediamo la sua reazione a una piccola ricaduta nell'alcolismo di Dylan, perché sì, da questo numero sembra essere diventato ufficiale, Dylan è un ex alcolista. L'assistente è visibilmente preoccupato per il suo capo e con la solita leggerezza che lo contraddistingue fa finta di rompere per sbaglio la bottiglia. Questo è uno dei tanti piccoli cenni presenti nei volumi che collaborano a cementare l'idea del rapporto profondo di amicizia che c'è tra Dylan e Groucho e che verrà poi in seguito approfondito in numeri come il 200 o il 362. È interessante poi anche l'ennesimo riferimento al fantomatico padre di Dylan, un personaggio enigmatico che viene spesso menzionato nei primi numeri. Qui l'indagatore dell'incubo afferma di non essere dotato di poteri paranormali, a differenza del padre. E questo ci fa capire come Sclavi stesse immaginando un certo tipo di lignaggio per il suo personaggio che poi alla fine non è mai diventato realtà. Si tratta tutto sommato di una pura storia di indagine e nonostante non mi senta di definirla brutta, non è nemmeno di sicuro tra gli highlight che raggiungerà la serie e che ha già raggiunto con numeri precedenti. Idem anche per i disegni di Luca Dell'Uomo, non brutti ma neanche niente di particolarmente speciale. Una menzione onorevole va fatta però per i tagli quasi cinematografici fatti da Sclavi, ad esempio quando per cambiare scena fa dire una frase a un personaggio che viene ripresa o ripetuta da un altro personaggio in quella successiva. Ecco qua, non c'è nessun dubbio, si tratta di una piuma di rinoceronte. Dai qua, buffone. Incredibile, se ne accorge sempre quando lo prendo in giro.